Ciao ragazze, eccomi tornata con un altro video haul. Allora, da un sacco che devo fare questo video perché le robe mi sono arrivate, non lo so, penso ormai 2 settimane fa. E si parla di un haul di Shein. Poi vi metterò anche tutte le clip dei vestiti. Comunque, era la prima volta che facevo un ordine su Shein e devo dire che sono rimasta abbastanza soddisfatta. Cioè, ci sono certe cose che non sono proprio il massimo, però comunque per il prezzo che pagate, secondo me ci sta tutto. Allora, innanzitutto, per esempio, ho su questo carinissimo top, dentro così, cioè dentro sti cosini, e tutta la roba. Mi dispiace il fatto che fosse tutta imbustata, cioè sono piena di buste così perché ho preso un sacco di cose più grandi, più piccole a seconda di quanto era pesante il contenuto, però era tutto imbustato. Infatti io non le butto, le riuserò finché sarà possibile. Del top che ho indosso sono abbastanza contenta. Alla fine la taglia va bene. Ci ho messo un attimino a capire perché questi qui erano messi dentro tipo un'altra bustina piccolina e quindi dovevo inserire io, no, le cose qua e anche dietro. E all'inizio quindi avevo questo pezzo di stoffa, ho detto no, ma che taglio ho preso? Cioè piccolissimo. Non mi stava, cioè mi stava solo così appunto da una parte, no? E quindi non capivo come mai appunto fosse così. Poi ho preso praticamente questo top qui. Questo è tipo, oddio, si è preso qua. È zebrato. Questo è uno di quelli che mi piace di più, devo dire. Sì, sicuramente. Questo è uno dei miei preferiti, oltre a quello che ho indosso. E poi vi metterò anche tutte le taglie. Comunque alcune le ho sbagliate o comunque erano molto diverse. Anche se sono stata davvero attenta, ci sono stata lì a prendermi le misure, guardavo i commenti, però comunque ho sbagliato. E quindi infatti tipo queste robe mi vanno bene, questo qui che è troppo troppo bello, cioè aiuto, è davvero stupendo questo top. Per i poi lati ho queste robe qua, non so se vedete, e comunque tipo c'avete queste spaccature laterali che vabbè, io che non ho seno non è che si veda chissà che cosa, infatti molto easy, cioè nel senso molto molto carino. Poi questo mi piace tantissimo il materiale, anche di questo. Queste cosine qui sono un po' fragili, infatti oggi continuavano a staccarsi. Sono già in giro alle api o vespe, non so, sono delle robe stranissime. Ah, la taglia di questo è una, vediamo, EU36, però ve l'ho detto, cambiano tantissimo. Poi questo. Allora, questo qui era una delle robe che volevo di più e che pensavo sarebbe stata una delle cose più belle. In realtà no. Allora, questo qui è tipo una specie di corsetto che tra l'altro ho visto qualche ragazza su TikTok. Questo corsetto qua, molto molto, allora tipo rigido, cioè qua c'è delle cose dentro che lo rendono rigido. Vedete? Vabbè, ci sono delle cose dentro. Dietro si chiude così. Questa qui che è 34. E praticamente, allora, su mi sta bene perché comunque appunto non ho seno, quindi cioè sta benissimo. Però stringe tantissimo sulla zona della pancia e quindi mi fa un effetto bruttissimo con i fianchi, insomma, una roba abbastanza brutta. Cioè, nel senso, secondo me è scomodo da mettere più che altro, nel senso posso metterlo e stare così fermo, ok. Però tipo da usare quando esco così, no. Cioè è scomodo perché anche qua sotto comunque è rigidino. Cioè queste cose qua rigide vanno fino a qua in basso, quindi è un bel po' scomodo. È carino se prendete la taglia giusta, io l'ho sbagliata. Io l'ho scelto in base alle misure che vedevo scritte, perché poi anche se c'è scritto i 34 e i 34 di un altro vestito ha diverse misure, quindi insomma è difficile con le taglie. Però vabbè, vedrò insomma se tenerlo, che cosa farmene. È carino, il materiale mi piace, quindi per quello se beccate la taglia giusta è carinissimo anche questo. Questa gonna, anche questo, ho sbagliato la taglia. Questa è una 36 e questa qui per esempio è, cioè mi sta abbastanza larga. È bellissima, guarda che bella, verde così mi piace un sacco. Cioè davvero troppo troppo carina da vedere. E anche indosso è bellina, però appunto se avessi preso la taglia giusta mi sarebbe stata molto meglio e sicuramente era più stretta, insomma, bellina però. E il materiale è abbastanza carino, però secondo me è uno di quei materiali lì che tipo d'estate estate fa caldissimo con questo indosso.
poi qua un mini spacco. Vabbè, il materiale non fa così schifo, cioè nel senso è carina. Peccato appunto l'aver sbagliato la taglia. Allora, un vestito. Allora, questo qui me lo aspettavo diverso, il materiale più che altro. C'è da dire che comunque non ho letto i materiali, ma anche perché non ne so quasi nulla a riguardo, quindi cioè non è che se avessi letto il materiale, ah ok, non lo compro. Vabbè, insomma. E questa qui è una S, è un 36 ed è un vestito tutto leopardato. Allora, è tipo un tessuto super super morbido, cioè non so se potete capire, no? È morbidissimo. Ecco, quindi praticamente indosso, che cosa fa? Segna tutto, cioè segna bene per esempio il sedere, quindi quella è una cosa positiva, però d'altra parte segna anche la pancia. E quindi cioè tipo se lo prendete, se lo mettete per una cena fuori, che adesso non si può andare, però una cena, un pranzo fuori, così... Cioè fa un effetto bruttino perché vi segna proprio la pancia gonfia, no? Se dovete appunto soltanto uscire così, ok, ci sta. Il materiale appunto avrei preferito che fosse meno così morbidino e che segnasse meno, perché se fosse stato un altro materiale non avrebbe fatto lo stesso effetto. È anche abbastanza lunghetto, quindi comunque cioè ci sta come lunghezza, mi piace. E, però anche questo secondo me è molto molto caloroso. Vabbè, però carino, dai, no, niente male. Non mi ricordo adesso quanto l'avessi pagato, però appunto vi ho detto i prezzi sono molto bassi, come sicuramente saprete. Questo qui, su questo top avevo grandi aspettative, perché sembrava davvero bello dalla foto. E io su molte cose mi sono basata sulle foto che avevo, sul sito. Il problema è che spesso sono un po' fuorvianti. Infatti questo top sembrava innanzitutto che non fosse trasparente, invece un pochino trasparente. È questo. Mi piaceva tantissimo questo dettaglio qua così davanti, però appunto è trasparente, cioè non so se rende. Vabbè, comunque è trasparentino. E poi più che altro fa anche un effetto, cioè voi ve lo mettete indosso, no? E qua ai lati fa un effetto, cioè tipo sta così. Non è tipo stretto come giù in basso, no? Come qua. Ma è tipo larghetto, cioè quindi fa questo effetto in cui sta così. Vabbè, lo vedrete quando ve lo faccio vedere indossato, però comunque fa un effetto strano. E quindi, cioè, tipo questo qui è stato un po' un flop. Questo ho preso EU34 size XS, perché probabilmente avevo letto nei commenti così che stava largo. Vabbè, comunque non so sinceramente, forse questo è uno di quelli che o restituisco, insomma adesso non so neanche se sono ancora in tempo, perché da un po' che ce li ho, adesso vedo, però se potessi lo restituirei, perché comunque non mi fa impazzire, ecco. Questo completo l'ho preso più che altro perché la ragazza che ce l'aveva nella foto, che era messa lì, cioè le stava benissimo, aveva anche questa coda altissima bionda e su di lei questo completo stava benissimo. Allora, devo dire che comunque mi piace, nel senso che è una cosa che io metterei, una roba così strana e particolare. Però anche qui le taglie sono un po' cioè, sballate, perché è tutto una M, ok? Size M e U38, anche qui forse avevo letto i commenti per capire un attimino o c'erano altre misure. Questo è il top, size M, quindi taglia M. Mi sta stretto perfetto, io comunque considerate che non ho seno, quindi già una M per me, vabbè. E mi sta benissimo, perfetto, ok? Questo. I pantaloni, sempre M, sono larghi. Cioè, i pantaloni sono larghi, invece la parte sopra è stretta. O comunque, cioè, sta bene, no? Perfetto. E quindi, vabbè, questa cosa qui... Cioè, nel senso, com'è che facevo a saperla? Perché comunque tu scegli una taglia e compri entrambe le parti, no? Vabbè, e quindi anche di questo qui sono rimasta un po' delusa. Poi ho preso questa borsettina che è super carina. Allora, questo è un acquisto bellissimo perché mi piace tantissimo. Cioè, guardate quanto è carina. Troppo stilosa questa. Questa mi piace un sacco, è tipo, vabbè, finta pelle ovviamente, bianca. Piccolina, perché non ci sta nulla dentro, cioè solo il telefono. No, vabbè. No, ci sta qualcosina, comunque io ho anche borsette piccole, però comunque è piccolina, ma è davvero troppo carina. Cioè, bianca poi, non ho mai avuto una borsa bianca. Sicuramente si rovinerà subito, però vabbè.
carina, mi piace. Questa qui è davvero stupenda, infatti non avevo chissà quali aspettative rispetto a questa camicia. In realtà si è rivelato uno dei capi più belli, perché è tipo una specie di vestito di questo colore qua verde. Vabbè, anche questo vedrete meglio nella clip, però praticamente si stringe qua in centro, no? Con questi cosi, e quindi fa un effetto troppo bello. Vabbè, non si capisce niente qua, ma comunque sappiate che questa è davvero bella. Va stirata e tutto, però è davvero stupenda. Questa veramente bellissima, size S e U, veramente bella. E in più anche il materiale non è per niente scadente, cioè nel senso sembra una cosa comprata da Bershka benissimo, che comunque già non è il top del top, però capito, cioè non sembra, non è un materiale scadente, quindi ve la consiglio se vi piace. Allora, questo top ci ho messo una vita per capire come si indossa, perché non capivo, cioè è molto particolare. Perché praticamente va messo intorno al collo, poi lo girate così, quindi viene tipo questa incrociatura qua, cioè incrociato, e poi davanti è così. E vabbè, si capisce indossato, però è un po' strano, e questo sicuramente è adatto a chi non ha molto seno. Allora, questa qui io ho preso una XS, e anche questo è trasparente, quindi è un po' un casino, anche per questo è qui pure aperto. E infatti, cioè magari, insomma, bisogna un attimo capire come indossarlo e tutto, però è carino alla fine. Poi, materiale normalissimo, molto semplice, anche questo non di bassa qualità, comunque ci sta, molto particolare e mi piace, cioè nel senso questo qui mi piace, ci ho messo un pochino a capire come indossarlo, però carino. Questo vestito è stupendo, cioè questo è proprio bello bello, anche elegante, veramente veramente troppo carino. Cioè è tipo qua davanti un pochino così. Allora, a parte il colore, bellissimo, qua davanti rimane un po' così. Poi dietro c'è un po' di cosine così intrecciate, però la schiena è comunque abbastanza scoperta, quindi veramente sexy e carino. Poi la parte sotto, normale vestitino, no? Arriva qua così. Ed è anche abbastanza lungo, mi piace il fatto che sia lunghino così, non troppo corto. E poi ha lo spacco, bellissimo, ma più che altro secondo me è il colore che lo rende davvero stupendo, e questo indosso è stupendo secondo me. E anche qui il materiale ci sta, mi piace. E questa taglia, questa è la taglia, la taglia è la EU36 size S, bello, ve lo consiglio. Questo qui secondo me dona tutte, non lo so, mi dà proprio l'idea di un vestito che possa stare bene a tutte. E questo colore poi è veramente stupendo, cioè bello. Poi, tra l'altro, mi sono arrivati due ordini separati, nel senso che mi è arrivato prima da solo questo e poi tutto il resto, non so perché. Allora, questo qui è il primo che mi è arrivato ed ero un attimino delusa, perché il materiale è bruttino, di questo è veramente bruttino, però vabbè, cioè alla fine nel senso ci sta, ma comunque ovviamente è un materiale che questo sicuramente si rovinerà subito, perché si vede proprio che è scadente. Ed è così, allora tutto arricciato davanti, poi qua in fondo anche altre arricciature. Questo bisogna stare attenti a non tirarlo tanto su così, no? Con questi cosi, perché vi sale tipo tutto, quindi è un casino. Questa è la taglia, è una S, e mi piaceva tantissimo tutta questa trama così. Anche questo segna tantissimo come quello pardato, quindi fa un bellissimo culo, però allo stesso tempo mostra tanto la pancia. Però magari un po' più alleviata qui grazie a queste arricciature. Però vabbè, ci sta alla fine, nel senso è carino, beh, alla fine insomma vale i suoi soldi. Non penso proprio di averlo pagato tanto, nel senso che ci sono alcune cose che ho pagato tipo 20 euro, non mi ricordo cosa, forse i completi, però questo qui secondo me l'ho pagato poco, e quindi vabbè, ci sta. Così. Non mi fa impazzire lo scollo qua davanti, perché per chi non ha seno non fa proprio un bellissimo effetto, ma vabbè, ci sta alla fine come tutto. Cioè nel senso bisogna prendere le cose sapendo appunto che sono di shine, e quindi vabbè, scusate, di sheen, io dico shine, non so perché, lo pronuncio alla tedesca, vabbè.
questo completino. Allora, questo qui è carinissimo, però fa già troppo caldo per metterlo, cioè nel senso è a maniche lunghe la parte sopra, no? Ovviamente questo qui è molto più carino aperto, e, cioè nel senso perché chiuso non sta per niente stretto, ma infatti anche la modella ce l'aveva aperto. E anche, è tipo anche imbottito qua, sulle spalle, un pochino. Cioè tipo c'è sti cose qua che... quindi vabbè, fa anche un po' di spalle. Poi è così. Non vi dico il bottoncino che serve per chiuderlo, quanto... ah, pensavo fosse sparito. Cioè, quanto sia attaccato male. Cioè, questo qui, una volta, lo tirate... cioè, magari, non lo so, l'avete chiuso e lo volete aprire, lo aprite un po' più violentemente e si stacca, cioè, perché guardate... vabbè, che ok, è una roba che, vedete, già adesso lo stavo spaccando. Cioè, non serve neanche impegnarsi. Quindi, questo devo dire che... però vabbè, nel senso tipo uno se lo può mettere anche da solo il bottone, io non sono capace, però tipo potrei farlo mettere a mia mamma, no? E però mi piace la trama, molto molto carina. E poi la gonnellina, allora vedete la taglia 34 XS. Allora questa qui, la gonna anche qui non è strettissima, cioè nessuno dei bottoms, diciamo, che ho preso mi sta bene, cioè per la parte sopra tutte le cose più o meno, tranne per quelle che appunto hanno dei difetti, sono riuscita in qualche modo a renderle, ad adattarle, no? Però la parte sotto, cioè deve starti bene, no? Stretta, anche questa non sta una meraviglia, però è carina, devo dire un po' corta, cioè o più che altro è molto tipo svasata, non so come dire, cioè sta un po' così, quindi vi muovete un attimo e già si vede tutto, quindi un po' devo un attimo capire come indossarla in pubblico. Carina, anche questo mi piace. Insomma, questo praticamente è tutto. Ho preso davvero tantissima roba e contate che ho speso tipo 130 euro, ma sono davvero tantissimi vestiti, quindi cioè per essere stato il mio primo ordine devo dire che sono abbastanza contenta, cioè nel senso bisogna prendere le cose appunto, bisogna filtrarle nell'ottica che sono appunto cose di Shine. Però comunque ci stanno, cioè nel senso pagate poco e avete questi vestiti comunque carini e stra particolari, perché sono tutte robe che non si trovano qui nei negozi. Poi mi sono arrivate pure presto, tipo in 2 settimane, una cosa del genere. Io pensavo boh, mesi, così, invece no, in realtà anche poco tempo, quindi ve lo consiglio. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo nel prossimo, se faccio un altro haul sicuramente ve li faccio vedere. Spero di metterci meno tempo, però davvero... nel momento in cui la luce è più bella io ho sempre lezione e quindi non riesco mai a trovare il tempo per filmare questi video, però insomma adesso con l'estate tutto sicuramente ci sarà più bella luce. E nulla, noi ci vediamo nel prossimo video e spero che questo video vi sia piaciuto, ditemi se anche voi avete mai acquistato da Shine e da Shein e ditemi come vi siete trovate.